che era finito. No, Granny l'aveva promesso. Granny sarebbe tornata. Ah, cavolo, all'inferno qui ci sono io morto. Ma aspetta, ora che sono morta posso entrare dentro i sogni di Jack. Sogni d'oro. No, aspetta, perché il soffitto di casa... Non è casa mia, è la casa di Granny. Oh beh, sarei maleducato se non vi salutassi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jack e oggi siamo tornati qui su Granny. D'accordo, facciamoci prendere da Granny così ritorniamo e ci svegliamo. Avevate notato questo foglietto? Tornerò presto. Ah, ho capito, Granny una volta la sentivo mentre origliava che diceva che andava... Ma posso... Ah, no. Che andava alla Pim per prendere la frutta, le pesche. Non ho capito bene che cosa doveva prendere, ma doveva prendere delle cose. Credo specialmente frutta. Bene, allora scendiamo qui sotto. Qui la nostra vecchia cara sauna. E... Cosa? È bloccato. Ma quindi... Raga, possiamo scappare tramite la macchina di Granny. Allora, quella cavolo di macchina anni 20-30, allora funzionava. Allora, troviamo un po' gli oggetti che serviranno naturalmente per attivare la macchina e scappare tramite essa. Quindi saliamo qui, ma naturalmente prendiamo anche altri oggetti. Gli ingranaggi per ora non ci servono. Bene, vediamo un po' che cosa riesco a trovare. Ragazzi, un libro. Ma... Qui sopra c'è scritto qualcosa. Sbaglio. Ragazzi, ho capito che libro è. Questo non è un libro. Ah. Quello fu il libro che usai per sconfiggere Slendrina e tenerla all'interno del libro, che ha le sembianze di una scatola. Pensavo di averlo distrutto, ma evidentemente Granny l'ha ritrovato. Dopo ci fu un grande terremoto, ma riuscii a scappare finalmente dal castello di Slendrina, che iniziava a decadere, a decadere, a decadere. Il libro si trovava lì, ma non so come l'ha avuto. Capito, ragazzi? Ho fatto pure la voce un po' più inquietante. Dentro questo libro c'è Slendrina, che non è morta. Sta lì dentro. Va bene, allora esploriamo innanzitutto un po' la casa. Il nostro amico Anguria, che io chiamavo Melone perché mi sbagliavo. Ogni volta che passa un'ambulanza, ragazzi, ogni volta che passa un'ambulanza io sto registrando un video, cavolo. Secondo me lo fanno apposta. No, sto scherzando. Allora, padlock key, che se non sbaglio... Serve anche per... Allora, innanzitutto serve qui, ma pure lì, se non sbaglio. Sì! Posso aprirlo? Oh, ma cosa? C'è un muro! Vabbè, raga, ho capito che naturalmente quel muro... ci posso scappare solamente se trovo tutti gli oggetti. Ragazzi, abbiamo trovato vicino al prosciutto la chiave speciale, che in realtà... A me sembra una presa.
Va bene. Allora, vediamo un po' qui se c'è qualcosa oltre il nostro... sì, c'è la parte di shotgun, ma io voglio vedere che cosa apre questa chiave e dove ci porterà. Ah, ragazzi, lo sapete che ho sentito che Granny si è presa un cucciolo di tarantola? Probabilmente lo tiene nascosto da qualche parte tramite questa chiave speciale. Quindi, ficchiamola qui, sì. E voilà! Passiamo tramite questa porta. Aspetta. Eccolo, lo vedete, ragazzi, lì, nella culla. Oddio. Ma che è? Se mi avvicino... Ah! 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 Cacchio, mi ha ucciso. Devo ricominciare. Ma se non c'è Granny, chi è che mi può aprire? Spero che non sia chiusa la porta. Perché a quel punto sarei finito. Cioè... Ah, grazie al cielo. Tranquilli, ragazzi, cavolo. Va bene, allora troviamo un altro po' di oggetti. Oh raga, ho trovato la chiave inglese. Molto bene, secondo me serve ad aggiustare qualche cosa lì per la macchina. Vediamo un po' a cosa serve. Qui, ah, mi serve la chiave, le chiavi della macchina. Qui, o qui, o qui. Oh. Allora, che cavolo mi serve? Ma che diavolo mi serve? Che devo fare? Start. A che serve? A che cavolo serve sta cavolo? Ragazzi, un attimo che vado a cercare a che cavolo serve questa cosa. Ok, ragazzi, la chiave inglese mi serve per dopo. Allora, cerco di trovare tutti gli oggetti e scappare dalla casa di Granny. Ragazzi, guardate un po' che cosa c'è qui dentro. Una bistecca me la voglio mangiare, ma... Aspettate. E che non la debba mangiare il ragno? Diamo il pasto alla tarantolona, va? Provo a scappare perché quella tarantola non me la dice buona. Secondo me è satanica. Ok, dovrei metterlo qui. Eccola qui, la tarantola. Proviamo a premere sul pulsante che non posso azionare. Quindi? Che cosa è successo? Ah! Ma... Tempismo perfetto, proprio perfetto. La pubblicità! Mi si è buggato, raga, io non c'ho nulla, però mi dice drop. Ammazza. Mi domandavo, ma posso sparare al ragno? Vieni qui, piccolino, dai. Cacchio, no. Ma allora come diavolo faccio? Cioè, non c'è manco più la bistecca. Come diavolo devo fare ora? Ok, ci riproviamo. Salve, signor ragnetto. Corri, porca troia! Perfetto, perfetto. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Ce l'ho fatta, porca troia, ragazzi. Ragazzi, voglio vedere che succede se faccio cadere il libro dentro la culla. Come hanno detto, non succede nulla. Oh. Ok. Ragazzi, ho trovato la... della macchina che devo mettere questa qui, vediamo un po'. Sì, la dovevo mettere qui. Ho trovato pure la chiave del lucchetto, così ora finalmente possiamo aprire la porta del garage. Ah, c'è un muro. Ok, ragazzi, ho trovato pure questa vite, non ho capito cosa. Credo sia una vite. Ecco qui, ragazzi, pure questa parte qui. Con il cacciavite, cioè con la chiave inglese, posso levare tutte queste viti inutili. Perfetto, abbiamo quasi finito. E il motore qui l'abbiamo sistemato. Ora dobbiamo trovare la chiave dell'auto. Ok, ragazzi, ho trovato la chiave della macchina con la master key. Ma che diavolo serve? Credo serva per azionare la macchina. Dopo vediamo. Ok, allora prendiamo il nostro gasolio, lo versiamo tutto qui dentro.